podcast, come studio, diciamo, anche personalmente, essendo progettisti di ponti, per noi è molto interessante anche in termini di produttività proprio del lavoro, la possibilità di utilizzare i carichi da codice già schematizzati all'interno e soprattutto un aspetto che non sempre viene evidenziato correttamente, la possibilità di poter reperire facilmente le azioni concorrenti. Normalmente il programma di calcolo dà i massimi per le singole caratteristiche delle sollecitazioni, però c'è la possibilità di avere per ogni caratteristica di sollecitazione massima anche i valori concorrenti associati. Questo permette di fare un dimensionamento efficace e corretto delle strutture, come non sarebbe possibile utilizzando i massimi assoluti delle singole caratteristiche delle strutture. Anche questa è una funzionalità, diciamo, che rende agevole, corretto e sicuro lo svolgimento delle analisi in un tempo sensibilmente ridotto. Campo dell'analisi sismica, la cosa comoda è che lo stesso modello per le caratteristiche geometriche può essere utilizzato per condurre diverse tipologie di analisi, perché all'interno di questi dispositivi è possibile modellare sia caratteristiche lineari equivalenti che invece le caratteristiche non lineari e quindi riciclare la stessa modellazione geometrica andando a cambiare semplicemente quello che è l'input dell'azione sismica, quindi passando da spettri ad accelerogrammi e cambiando la modalità di esecuzione dell'analisi. Però dal punto di vista dell'onere per quanto riguarda il progettista per la realizzazione di queste modifiche è assolutamente molto limitato, non è necessario fare tanti modelli diversi, ma lo stesso si presta per essere poi utilizzato con analisi differenti, tipologie di analisi differenti.